Ciao amici, buongiorno. Chi non muore si rivede, come si dice a Roma. Non ci parliamo da tanto su questo social, infatti non credo di ricordarmi più come si faccia, ma va bene così. Sono cambiate tante cose, sono cambiata io. L'unica cosa forse è rimasta uguale a un anno fa, ovvero l'ultimo video caricato, sono i miei capelli, anzi forse sono un po' più corti, ma comunque durante l'anno sono cambiati circa 800 volte. Ma di questo poi avremo modo di parlarne. Poi, a parte questo, oggi voglio portarvi con me nella mia giornata, perché andrò a fare una cosa molto 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 importante per me. Magari dopo vi do qualche indizio. E partiamo dalla skincare. Allora, in realtà volevo mettermi una maschera, lasciarla in posa circa 20 minuti, andare a fare colazione e poi sciacquarla. Solo che non trovo più le maschere, comunque mi sono finite, non lo so. Quindi metterò quelle classiche per le occhiaie, che tanto non mancano. C'ho una Gucci e una Balenciaga qua sotto. Ma dovete sapere che oggi è il mio primo giorno di dieta. Però in realtà, oddio, so fa un casino. La faccio e mi ricomincerò ad allenare oggi in modo costante, ovvero anche... Non fatelo a casa. Dicevo, anche due volte al giorno magari, perché a breve devo partire per fare una cosa molto 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 importante. Vi dico solo che comunque ho bisogno di essere messa bene fisicamente. Lei è mia mamma. No, mi sono appena svegliata, chi è? Vabbè. Mamma, tu che sei fitness, cosa si mangia una persona a dieta? Cereali. Cereali. La frutta. Tutte cose che mi piacciono da morire. Cereali. Mi raccomando, prima i cereali del latte, non fate errori. Vabbè, niente. Latte. Panno di carta. Ho levato quei cosi che avevo sulle occhiaie. Non so se abbiano fatto il loro dovere, ma va bene lo stesso in caso. Ho mangiato. Mangiato, ho il buco dello stomaco che pare il buco d'ozon. Mi sono messo un top e sono pronta a allenarmi di nuovo. Se sentite ambulanze che partono da tutta Italia, non vi preoccupate, state sereni, stanno venendo da me. Ci vediamo dopo, sono scomposta adesso, non mi immagino dopo, ma va bene. Bene, ho terminato, questa è la mia faccia. Mi fa malissimo la schiena, cioè la mia schiena sta pregando. Sto facendo tipo l'Ave Maria, il Padre Nostro, tutto, sto facendo di tutto e di più. È colpa mia che ho smesso di allenarmi tutto di botto e che non ho mai più ricominciato. Mi assumo le mie responsabilità. Ma comunque, che ve lo fa fa? Sta a dieta una vita. Ma chi? Oh. Sono docciata e sto pensando a un'acconciatura da fare con i capelli così corti e soprattutto non piastrati. Io di mio sono riccia, ho fatto la cheratina e questi sono i capelli soltanto asciugati con il phon. Così sembro un pulcino spennacchiato. E soprattutto devo scegliere un outfit adatto a quello che andrò a fare. L'appuntamento per fare questa cosa ce l'ho alle 15. Sono anche un pelino... in ritardo. Vi ho detto appunto che mi serve un outfit per andare a fare questa cosina bellissima che devo fare a breve. Vorrei, se possibile, avere la schiena scoperta. Anche se a Roma fa freschetto, oggi per dirvi è la prima notte che dormo senza aria condizionata. Devo elaborare anche questo. Quante cose devo elaborare? Mannaggia la peppa. Credo di aver trovato una soluzione. Questo body che comunque tiene la schiena abbastanza... Oddio, sto a fare contorsionista. Ma che c'è un brufolino là dietro? Boh, vabbè. Pantaloni bianchi. Sotto ci metto queste Jordan qui. Non le metto adesso perché devo uscire tra un pochino. La mia germofobia si fa sentire. Se truccarmi adesso. Ma sì, ma che ci avrei. La ricetta dell'insalata di oggi la prendo da mio padre. Dovete sapere che quando mio padre ha deciso di mettersi a dieta, ha mangiato per non so quanto tempo, ma veramente tanto tempo, solo insalata con però pollo e mele. Io... mi sono sempre rifiutata di mangiarla perché è che mi ispiri molto. Però ho visto grandissimi risultati su di lui. Certo, mangiare soltanto insalata tutti i giorni non è il top del top perché non fa bene. Abbiamo bisogno di tutto nel nostro corpo. Però oggi proverò l'insalata, pollo e mele. Non vi sto facendo vedere bene tutti i passaggi che faccio mentre mi trucco, perché siccome non ci parliamo dal 15-18, ho tante cose da raccontarvi. Quindi voglio fare un video mentre mi preparo con voi, ovvero mi trucco, dove ci raccontiamo qualcosina. I capelli alla fine li ho tenuti così. Ho messo questo coso che si abbina un pochino col body, cioè, in realtà è un costume, però non diciamo nessuno. Mi pare una Spice Girl. Ho fame. In cucina con mamma. In cucina con mamma, in cucina con Jasmine. Ah, dici come si fa l'insalata con pollo e mele. Cuoci il pollo, poi... Vabbè, ma io vado di costa, di massa, forza. Di mela. Sono in macchina e sto andando a destinazione. Voglio darvi un altro indizio. Sto andando a fare una cosa che ultimamente faccio molto spesso, con la quale, diciamo, racconto la mia vita. Non so se avete capito, ma comunque a breve capirete. Sono arrivata. Guardate dove sono.
Quindi indovinate cosa faccio? Indovinate? Allora, sto per fare un tatuaggio per me molto importante, però in un punto un po' particolare, che adesso vedrete, che non ho mai toccato e mai mi sarei immaginata di toccare. Quindi ho un po' di ansia. Ale, ma presentati però. No, Alessandro, detto Wayne. Il piccione di Roma. L'uomo dei piccioni è il mio tatuatore. Da... Ma prendo il volo? Da 2 anni in realtà, ormai. Sì, ma... Adesso saremo la schiena. Quelle sotto. Ti imbatti e storto. Sì. Qua è colpo. No, no, la spina dorsale. Lei, qua quando arrivo qua, vero? Sto storta. Che devo fare? Si... Mannaggia, mia madre che mi ha fatto la scoliosi. Stiamo a 5. La giusta? Oh. Sì? Aiuta lui. Sì, oddio, ti prego, sì. Sì. È giusto? No. Come no? Sì! Ce l'abbiamo fatta. Vale. Vai, vai. Un po' fa male, eh. Faccio un botto di fatica a respirare, penso per quale assurdo motivo. Beh, perché proprio sta fermo. Mi piace pure che se non lo fa un casino. Non ce l'abbiamo fatta. Anche me lo so visto. Vabbè, ciao, mi chiamo, lo so visto. Vabbè, l'ho fatto, ciao. Allora, sono appena tornata a casa. Per chi non avesse capito cosa c'è scritto adesso sulla mia schiena, c'è scritto: se insisti e resisti, raggiungi e conquisti. Allora cerco di farvelo vedere. Sì, lasciate perdere, qua c'ho la crema perché mio fratello e mia madre hanno levato lo scotch che c'era qua e mi hanno fatto un eritema del decimo grado. Questa frase è il mio motto di vita. Ho sempre voluto tatuarmela, solo che essendo l'unico punto dove c'entrava davvero la scritta, perché è molto lunga, diciamo che ci ho riflettuto abbastanza. Sono una persona che se pensa, pensa e pensa, poi alla fine non fa un cappero. Lo penso la prima volta, vado, faccio, bam, perché sennò non lo farò mai più. Questa frase è il mio motto di vita da ormai quasi 20 anni, dato che ne ho 19. Ho cominciato ad esserlo tanto all'inizio del mio percorso sportivo, di quando pattinavo, perché all'inizio ho avuto tanti problemi. Sono una persona molto sensibile. Questi problemi hanno provato ad abbattermi, ma nella mia testa era sempre: se insisti, resisti, raggiungi e conquisti. E così è stato in realtà con qualsiasi cosa, anche quando avevo problemi con la scuola, con il lavoro, con tutto. Vorrei che diventasse anche il vostro motto di vita, che credetemi, che credere nelle proprie potenzialità e credere nella propria persona è il pregio più grande che possiate avere, la ricchezza più grande che voi possiate avere, soprattutto per andare avanti e per dimostrare a tutti quanti, ma soprattutto a voi stessi, quanto valete. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così non fosse, questo è quello che vi è capitato. Un bacio grande e posso ridirlo di nuovo. Ci vediamo al prossimo video.